Perché? Cos'è successo? Te lo racconto. Mio padre era un editore, era il direttore generale della Ricordi Musica Leggera, cioè lui era un impiegato di terza categoria, che poverino alla sera andava a suonare il pianoforte perché per aggiustare un po' lo stipendio, il bilancio della famiglia. E mio papà aveva proposto alla Ricordi, che era l'opera, di aprire un reparto di musica leggera. E gli hanno dato 2 milioni alla scrivania, un telefono, e in 10 anni la Ricordi Musica Leggera ha guadagnato di più della Ricordi, aveva incassato di più della Ricordi Classica. Quindi ha fatto un lavoro straordinario, eccetera, eccetera. Però il successo che ha fatto là di là è dovuto alla fortuna. Cioè, è nata fortunata perché, dicevo, Taioli l'ha cantata. Ma poi lui, questo mio papà, era un editore, dicevo, e aveva fatto fare un sacco di successo a molte canzoni italiane edite dalla Warner Bros. Quindi quando lui disse Sanremo, che la canzone era di edizione Ricordi, disse doveva darla per forza alla Warner Bros. Ed era molto amareggiato, diceva, ma questi sono un po' vecchi, sicuramente non riescono a far successo. E allora un giorno ho scritto una lettera dicendo, ma insomma ti ho dato un successo importante e non è successo niente. Allora gli ho telefonato il boss, me lo ricordo ancora, perché in America io l'ho conosciuto, un signore anziano, e c'era, che si faceva, mi è rimasto impresso, perché si faceva lucidare le scarpe da un uomo di colore, mentre parlava con noi. E gli disse, lei non si preoccupi, lei ci ha dato la canzone, non si preoccupi. È vero, sono passati 2 anni e noi non abbiamo, ma adesso le dico io cosa stiamo facendo, facciamo un film per lanciare la canzone. Ha preso Rossano Brazza, hanno fatto un film che si chiamava Lovers Must Learn, gli amanti devono imparare, un film che è uscito, e hanno messo la canzone dall'inizio alla fine, una decina di volte, e ha fatto un successo in tutto il mondo. Quindi non si può dire che sia stata solo la canzone, si è avuto anche questo. Ecco, tra le tantissime canzoni è possibile fare un bilancio, facciamo, di quanti sono i successi. Prima mi hai ricordato quante sono le canzoni che hanno avuto successo, che quindi cantano tutte. Già uno sbaglio obiettivo, 135, il che vuol dire che nella memoria storica negli ultimi 60 anni, 55 anni, ci sono più di 2 pezzi all'anno assolutamente belli, assolutamente memorabili. Ma hai fatto mai una classifica tua interiore di quelli che ti fa piacere davvero essere entrati in questa sfera emozionale collettiva, e se magari c'è qualcosa che invece è rimasto sfortunato, è rimasto bambino un po' indietro? Allora, sicuramente ci sono delle canzoni che sono molto importanti, che hanno avuto successo, ma non perché non sono piaciute, è che la gente non la sentite. Quindi se una canzone non viene promozionata, non la sente. Comunque, vorrei raccontare una cosa, perché di solito la domanda è, ma quante canzoni hai scritto nella tua vita? E allora io non lo so, giuro non lo so, so che quando diceva la SIAE sembra che viene al telefono, però io non lo so quanto è scritto. Però una volta mi ha fermato uno e mi ha detto, ma quante canzoni hai scritto? Ho detto, non lo so, forse 1500, 2000. Avevo fatto 7